Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Siamo di nuovo tornati, nuovamente. Stiamo mantenendo le promesse. Stiamo facendo dei video, li stiamo caricando, li sto anche montando un po'. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di come studiare all'università a Londra. In che senso? Incominciamo. Incominciamo! Cosa fare se vuoi studiare all'Università a Londra e sei italiano? Giuliana, Ha parlato per 3 ore dell'Università a Londra e mo dice che io non ho capito l'argomento, in che senso ho parlato? Sì, perché le ho letto l'articolo che ho fatto su Living Long Way. Tra l'altro vi consiglio di andare a leggerlo. Beh, comunque, Di che cosa dovevamo parlare? dell'università! Ma di che cosa dell'università? Cosa devi fare se vuoi andare a studiare all'università in Inghilterra e a Londra? Ok, se siete come lei, non venite in Inghilterra, non studiate in No. Inghilterra, non è Poi, alla cosa. fine del video, ditemi se non era come dicevo io. Parliamo in questo video di un qualcosa che riguarda sì l'università. Mi guardare così riguarda sì l'università, ma non è come studiare all'università. Come fare per accedere? Vabbè, ma focalizzandoci su che cosa? Sui requisiti. Sui requisiti. E vai, dici quali sono questi requisiti. Vai, Ma parti, vai, abbombazza, vai! no, vai, parla, Ok, no, parliamo dell'università in Inghilterra. ma sei pazzo? No, e ti volevo far contento. Ti volevo fare contento. Perché come l'avresti detto tu? La vita coniugale. Guaiù, ma che ne sapete? Che ne sapete? Stanno uscendo i capelli Ce l'hai bianchi. sempre avuti. Sì. Da che cosa nasce quest'idea di parlare di questo argomento? Beh, nasce dal fatto che da un'esperienza. Tutto a posto, non siamo fatti. Che brutto termine, stiamo fatti allegretti, avrei detto comunque. Allora, nasce dal fatto da un'esperienza che abbiamo avuto qualche giorno fa. Ah, e quale esperienza? Raccontala perché loro lo vogliono sapere. Ok, allora vabbè, quando i ragazzi prendono un corso presso la nostra scuola a Londra, prima di scegliere diciamo il tipo di corso, prima di tutto devono fare uno stage. Mannaggia! Ma sei pazzo! Prima quindi di capire a quale livello appartengono, fanno uno speaking test con degli insegnanti, madrelingua chiaramente. E l'altro giorno abbiamo fatto appunto uno speaking test con una ragazza che tra l'altro ci segue e che salutiamo. Ciao, ciao Ciao Diletta, Diletta! ciao. Con questa ragazza che ci ha dato poi lo spunto per fare questo video in effetti. Sì. Perché? Perché, vabbè, come sapete, per andare in Inghilterra è ormai è essenziale frequentare un corso di inglese che ti consenta di poter soggiornare ed eventualmente fare un internship in tutta serenità. Diversamente, i visti sono quello turistico, o quello lavorativo. Ragion per cui, diciamo, una via di mezzo, un qualcosa che riesca ad equilibrare un po' il tutto è appunto frequentare un corso inglese. Vabbè, senza andare nel dettaglio, che poi magari faremo un video appositamente dedicato, questa ragazza che ci segue, che ci segue sui video e sul blog di Living London Way, ci ha contattato e insomma partirà con noi. E ha avuto un approccio che sinceramente io apprezzo molto e tra l'altro si può dire una mosca bianca perché secondo me noi italiani siamo un po', abbiamo Ci quell'approccio, sopravvalutiamo. sì, abbiamo un approccio un po' arrogante, ci sopravvalutiamo e com'è quel... Io No, no. no, no, assolutamente. Io? Io mi No. sopravvaluto. No, per niente, anzi, ti sottovaluti molto. Io mi sopravvaluto. No, ti sottovaluti molto, l'ho Sì, detto ma giusto. lo stai dicendo, non fa niente. Ma... No, assolutamente, anzi, tu vali 800.000 e invece dici che sei uno.
No, non è vero. Vabbè, comunque ci sta quell'effetto, come si chiama l'effetto? Dunning-Kruger? No, come si chiama? Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, sì, è quando uno... Sì, vabbè, insomma, una cosa del genere, non mi ricordo. Quando appunto una persona ha una visione distorta delle proprie competenze, delle proprie conoscenze. Pensa di essere in pratica un esperto in una determinata materia. Cioè, quantomeno sa della materia, più si ritiene esperto. E ce ne sono tanti. Soprattutto mo di questi tempi, con la pandemia, sì. Tutti i virologi, tutti i medici, tutti i scienziati, tutti i giuristi, è incostituzionale. Vabbè, comunque, vabbè, non usciamo fuori tema. Sì, vabbè, comunque, insomma, questa nella ragazza... Però, aspetta, stavi dicendo, nella maggior parte dei casi cosa succede? Come, cosa fanno le persone quando ci contattano? No, ci contattano e dicono, io... No, non dicono me la cavicchio in genere, no, dicono tutti quanti, io parlo bene inglese. Capisco bene. Sì, sì, capisco bene l'inglese. A parlare devo sprazzirmi un po', questa sì, è la cosa tipica. Sì, diciamo che la verità poi, quando effettivamente andiamo a fare delle prove, cerchiamo insomma di capire effettivamente il livello... A1. Cioè proprio il livello, diciamo, proprio più basso in assoluto. E in genere abbiamo notato che... Più le persone fanno in questo modo, più sono proprio quelle persone che effettivamente non hanno competenze nella lingua inglese. Invece Diletta ha avuto un approccio proprio... L'opposto. L'inverso, l'opposto. Come ha detto? Ha detto, me la cavo, ho un livello B2. Quindi B2 è un buon livello. È un ottimo livello. Un ottimo livello. Ma chiaramente non è un livello altissimo B2, cioè quello più alto ovviamente dopo il B2 c'è il C1 e il C2. Ok, mi aspettavo che ovviamente lei parlasse abbastanza bene inglese, che avesse comunque un vocabolario medio-alto e basta. Io sinceramente, avendoci fatto il callo, invece mi aspettavo sempre un qualcosa di meno, proprio in virtù di questa esperienza, sì, oramai decennale si può dire, cioè... Tutti quanti dicono, oh, vabbè, ma io imparo veloce, ah sì, ma se quelli parlano io capisco. Non è mai così, vabbè. E invece, quando poi abbiamo fatto lo speaking test, perché appunto lei aveva prenotato un corso di inglese che... Lei aveva scelto un corso di General English, quindi inglese generale, e però avrebbe poi dovuto fare chiaramente lo speaking test per capire a quale livello effettivamente lei appartenesse, e quindi abbiamo fatto questo speaking test con l'insegnante madrelingua e noi siamo... No, la mia faccia era... Perché effettivamente è, si può dire, tra le più brave... Sì, che, forse la più brava. Tra le più brave c'è stato pure qualcun altro in passato, pure sì, non ricordo magari sì, adesso sì, il nome, però c'è stato qualcuno, ma veramente queste persone si contano sulle dita di una mano, sì, in 10 anni. E quindi lì per lì Diletta è stata messa davanti a una scelta fondamentalmente. Poteva seguire, pensate, il corso C1, che in pratica è il corso oltre il quale... In pratica si diventa madrelingua. Sì, in pratica lei è un livello advanced, quindi sì, il livello in pratica più alto in assoluto, perché appunto riusciva a comprendere perfettamente tutto ciò che le veniva chiesto, è stata in grado di rispondere anche con comunque delle frasi particolarmente sì, articolate, comunque dei pensieri anche difficili talvolta da esprimere in una lingua che non è quella sua nativa, e quindi lei è stata veramente molto sì, brava. Tanto che è stata assegnata appunto a livello più alto, quindi a livello C1. Quindi è stata messa davanti ad una scelta. Sì, perché diciamo, confrontandoci con l'insegnante madrelingua e con noi, abbiamo diciamo detto, ma ti conviene frequentare il corso C1? General English. General English, piuttosto che un corso che ti può consentire eventualmente di spendere la certificazione finale per poter... accedere eventualmente al mercato del lavoro e perché no all'università. E di che cosa stavamo parlando? Quindi del corso preparatorio dell'IELTS. E vabbè, io mi dimentico, sai quelle cose... Lo dice tipo 840.000 volte al giorno? Mi è venuta una tia, ma cosa... Yeah. No, ah yes, oddio, non lo riesco più a pronunciare. Wow, a parte sto pigliando fuoco dalla vergogna.
Ah, yes. Sei pazzo. ILTS. Come la pronunci? IELTS. IELTS. Mi è venuto anche il mal di stomaco. Non so se si è sentito. Ho fatto... Vai, ce la vuoi fare? Come lo pronunci? IELTS. IELTS. Yahoo. IELTS. Oh, comunque questi nomi sono proprio complicati. Ma è la stessa cosa tu. Ma tu sei pazzo. Uomini, penso che sono mille anni che dico IELTS. Ma ancora niente. Oggi non mi viene. Vabbè. IELTS. Va bene. ILTS. IELTS. IELTS. Vabbè. IELTS. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qui lo dico io alla fine. Mi sono pigliato un poco di acqua e zucchero. Mi stavo agitando. Quindi stiamo parlando appunto del corso di preparazione per l'IELTS che consentirà in pratica a chi lo svolge di sostenere poi ovviamente l'esame finale e di conseguire quindi questo certificato importantissimo che consentirà comunque a sua volta non solo di eventualmente immettersi chiaramente nel settore lavorativo molto molto più semplicemente, ma anche di accedere all'ambiente accademico vero e proprio, quindi all'università. Esattamente, esattamente, perché dovete sapere che per accedere ai corsi universitari occorre avere minimo un punteggio di 6.5, dal 6.5 a salire. Sì. Senza andare magari nel dettaglio di questa particolare certificazione, di cui non dirò il nome a questo punto, quello che occorre comunque sapere è che un certificato assolutamente essenziale per l'accesso ai percorsi universitari, insieme al TOEFL, questo non riesco a pronunciare bene, e al Cambridge, però diciamo quello più accreditato nel Regno Unito è senz'altro l'IELTS. L'IELTS. Madonna! Quindi sulla base di queste riflessioni mi sono detto perché non scrivere un articolo sulle migliori università di Londra e sul come accedere facilmente, o perlomeno nella maniera più facile possibile, ai percorsi universitari. Vi consiglio di andare a leggerlo, questo articolo, vi metto il link in descrizione. È scritto molto bene, perché mio marito scrive molto bene. Sì, vabbè, al di là diciamo di come è scritto, ritengo sia piuttosto utile. Quindi in questo articolo vi dico quali sono le migliori università di Londra, come accedere e dei consigli che ritengo siano utili. Sono sicurissimo che nel tempo questo articolo io lo vado ad aggiornare di tanto in tanto per scrivere informazioni sempre più dettagliate e nuove, perché mi sono detto, questa è una riflessione che condivido con voi, perché non rendere migliore, perché non nobilitare Living on the Way e tutti gli articoli. Noi abbiamo veramente tantissimi articoli che trattano gli argomenti più disparati, dall'attualità alla politica, alle cose un po' più pragmatiche che possono essere come, che ne so, fare il NIN, ricevere la scheda telefonica inglese in Italia, o che ne so, cioè ce ne sono veramente tantissimi. Quindi ora stiamo facendo, diciamo, una ottimizzazione dell'ottimizzazione degli articoli, giusto? Sì, 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 non solo da un punto di vista SEO, e quello fondamentalmente non penso che possa interessare particolarmente a tutti quelli che ci seguono, perché è una cosa un po' più tecnica, ma anche da un punto di vista non so più parlare, logopedia? Vabbè, quella già ci voleva dalla nascita, voglio dire, logopedia. Oddio, Giuliano, dobbiamo uscire un poco, Volevo dire, ma soprattutto da un punto di vista dei contenuti, quindi sì. Come si dice? Contenutisti. Oggi non so parlare di io. Rilassati. Ok. E lui si rilassa così, e volete. E sai? Quindi volevo aggiornarlo da un punto di vista dei contenuti. Mi sono detto, ma che ne so, faccio un esempio. Facendo vedere la fede. Okay. È sposato. Sono sposato, voglio stare tranquillo. Una basta, avance e swerk. Basta. E quindi, da un punto di vista di contenuti. Sì, da un punto di vista dei contenuti. Cioè, voglio fare il pippone, il classico pippone. Cioè, voglio scrivere tanto
E voglio che le persone che seguano il blog abbiano tutto quello di cui hanno bisogno in un'unica pagina. Sì, senza fare il ping pong tra le pagine. Ping pong tra le pagine, un po' come quando uno va su Wikipedia. Wow, sono Wikipedia. Sì, proprio crisi di megalomania. Ah, ci sono riuscito a dire una parola un po' più difficile. Vabbè. Wiki London Way. Ehi. 19 minuti per fare un'introduzione. Vabbè, ma noi chiacchieriamo. Cioè, si chiacchiera. Sì, comunque, quindi... Allora, sei romana, si chiacchiera, aiku. Focalizzandoci su qualcosa che riteniamo sia estremamente importante, ma che cos'è la cosa, cioè, davvero fondamentale quando uno si iscrive e fa una candidatura per iscriversi all'università? Perché non è che funziona come in Italia. Che cos'è? Il personal statement. E che? Il personal statement è un documento che dovete redigere in cui vi presentate. E mo direte, vabbè, ma che ci vuole al di là della difficoltà linguistica? È quello che volete comunicare, la cosa davvero difficile. Perché a parte che non tutti sanno parlare bene in italiano, cioè argomentare magari un ragionamento in italiano, ma veicolare un messaggio in una maniera che sia intelligente e furba non è una cosa affatto semplice, neanche... Ma poi deve essere scritta in inglese. Sì, al di là che deve essere scritta in inglese... È ancora peggio. Sì, è ancora peggio. Cioè in italiano è difficile. Sì, no, però se uno volesse semplicemente considerare anche in italiano è estremamente difficile una cosa del genere, perché non è facile veicolare i giusti messaggi. Il personal statement è un documento importantissimo, tra l'altro è l'unico documento che sarà recepito dall'università e attraverso il quale sarete valutati. Quindi, dicendolo in parole povere, con questo documento voi state vendendo a tutti gli effetti le vostre competenze, il vostro percorso, diciamo, studentesco, eventualmente accademico, per chi volesse eventualmente iscriversi all'università per un postgraduate o un master, eccetera, eccetera. Mo, come si fa per far sì che il personal statement sia effettivamente scritto bene? Encefalogramma piatto. Io non ce la faccio. Beh, allora, cioè dovete comunque scrivere all'interno di questo documento tutto perché l'università dovrebbe scegliervi, cioè esprimere ovviamente il vostro interesse verso la materia, quindi verso la facoltà che state scegliendo, e far capire al lettore, in questo caso che vi valuterà, tra virgolette, No, vi valuterà tutti nel vero senso della parola, perché dovrebbe scegliere voi. E quindi voi... il senso, non dovete dire mi piace la materia, mi piace la materia o io sono bravo, ma dovete dimostrare attraverso questo documento il perché voi siete bravi. Cioè, è diversissima come esempio, cosa. Per esempio, volete iscrivervi alla facoltà di medicina, per esempio. Ok, perché l'università deve scegliervi? Perché ovviamente siete appassionati di questa materia, bene, ma in che modo vi siete appassionati alla materia? Cioè, avete fatto degli approfondimenti? Avete letto dei libri inerenti alla materia? Cioè, non dei libri che vi hanno, diciamo, dato i professori? No, di vostra spontanea volontà. Esatto, sì. È importantissimo. Avete scritto, non so, degli articoli, magari delle pubblicazioni all'università, qualora poi voi vogliate fare... dei master, ad esempio, sì. Oppure avete frequentato dei corsi extracurricolari su quella determinata materia. Adesso chiaramente diranno, sì, ma se io studio medicina, quali corsi extracurricolari ho dovuto studiare? Chimica, sì. Immagino, poi che ci sta... Chimica. Vabbè, magari no, per chi vuole studiare farmacia, anatomia, ma non lo so, non ho studiato medicina, che ne so. Anatomia, per esempio, quindi... No, magari... vabbè, ma ci sono tanti corsi anche all'estero, dei campi studi. Io ho fatto esplorando il corpo umano, ho costruito lo scheletro. Vedi, tutte queste cose, cioè se veramente ci sta l'imbarazzo della scelta, cioè se una persona è appassionata della materia, senz'altro dovrà dimostrare la sua passione con delle cose
tangibili, non semplicemente dicendo ah, io ho preso tutti 10 o che ne so, sono bravissimo, oppure che ne so, in ingegneria sono bravissimo, in matematica, oppure no, ho fatto medicina, voglio fare medicina perché ho visto Cresanato. Esatto, perché sì, perché sono appassionato, perché è stato il sogno della mia vita sin da queste sono cose che non contano nulla. Mi viene da pensare appunto quelli che vogliono entrare ad ingegneria e dicono sì, ho tutti 10, ma durante, che ne sono, l'ultimo anno, insieme ad un gruppo di amici, abbiamo costruito, immagino ingegneria meccanica, abbiamo fatto un progetto, abbiamo costruito questa macchina telecomandata che spara missili atomici. Oppure per esempio, sono bravo al liceo in matematica, difatti ho partecipato alle Olimpiadi di matematica. Esatto, per esempio. Esatto, e mi sono qualificato primo, secondo, terzo. Come Giuliana. Eh sì, lei ha un'amica bravissima, cioè per me questa ragazza si chiama Giuliana come lei. Lei non cammina, lei fluttua, perché cioè per me è un extraterrestre. Lei è che cos'è? Che cosa lei ha studiato? Dottoranda in matematica. Lei dottoranda in matematica? Matematica! E la mia domanda è: ma cosa si studia a matematica? Io che di matematica proprio zero, vabbè. Comunque, e quindi questo è un aspetto importantissimo, cioè il dimostrare il perché sei il migliore, non dire che sei il migliore. Questo dovrebbe essere un approccio un po' alla vita. Sì, perché comunque in termini numerici i posti non sono infiniti, quindi dovranno scegliere voi tra migliaia di candidati. Sì, sì, quindi... le università hanno una media, soprattutto le migliori università, sui 28-30 mila studenti l'anno, che si, potenziali studenti che si vogliono candidare. Sì, e per alcune facoltà, i posti sono tipo 3 mila, 2 mila. Sì, l'ingegneria meccanica tipo ne passa uno su 19, ne viene scelto. Quindi... Cioè, non è una cosa semplice, ma non impossibile. Ci sta, tra l'altro, una cosa che vi voglio consigliare. Dovete sapere che molte università hanno due scadenze, due deadline. Una che, diciamo, è una prescadenza e una è una scadenza definitiva. Il consiglio è quello di inviare la vostra candidatura nella prima scadenza, durante la prima scadenza. Perché questo? Importante. Più o meno, diciamo, prima, quindi intorno del 15 ottobre, che di solito è la prima scadenza più o meno per le università. Perché... quando arriverà la vostra candidatura, probabilmente si saranno candidate non un numero enorme di persone, perché siamo ancora appunto a quella che è la prescadenza. Quindi arriverà la vostra candidatura e probabilmente chi la leggerà dovrà confrontarla con poche altre candidature, poche nell'ordine di 1000 per esempio, ma non 20.000, ok, ad esempio. Quindi ci sono più probabilità che la vostra venga presa in considerazione rispetto invece ad inviare la candidatura alla seconda scadenza, che più o meno cade intorno al metà gennaio, dove la maggior parte dei posti saranno sicuramente già stati occupati, resteranno pochissime posizioni ancora aperte e quindi chiaramente probabilmente quel posto non sarà destinato a voi che avete per esempio una laurea, ma magari a chi ne ha due già e vuole prendere un master, ok? Per sì, esempio. Sì, 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 assolutamente. Perché poi dovete anche considerare una cosa, che le università hanno comunque un approccio piuttosto imprenditoriale, cioè loro devono, tra virgolette, vendere dei posti, sì, che possono essere 2.000-3.000 posti l'anno, ok? Chiaramente loro devono vendere la quota di iscrizione, per sì, questo intendo vendere, la quota di iscrizione, che poi tra l'altro varia a seconda dell'università, parte dalle 10 e poi piano piano vari scaglioni, 10.000, 15.000, 17.000, fino a giungere anche a 32.000 sterline l'anno, ma questo è tutto un argomento a parte, magari poi faremo un video di approfondimento, ma devono appunto vendere questi posti, ma a chi? Ai migliori studenti che fanno la migliore pubblicità per l'Ateneo. Sì. Quindi, cioè, siccome stiamo parlando di Londra, cioè a Londra tutti vogliono studiare. Perché? Perché Londra poi tra l'altro costituisce un trampolino di lancio per qualsiasi lavoro nel mondo. Perché il fatto che voi studiate eventualmente nella capitale inglese non significa che dovete poi necessariamente lavorare per sempre a Londra. Potete andarvene in America, in Australia, sì, negli Stati Uniti, in Brasile, in Italia se volete tornare, in Irlanda, così.
Così. In Irlanda, sì, anche in Irlanda, cioè insomma in tutto il mondo, in Cina, magari di questi tempi non è molto indicato, però vabbè, e quindi è un trampolino di lancio. Quindi, siccome le università non hanno certo carenza di candidature, puntano all'eccellenza. Puntando all'eccellenza vogliono appunto dei profili di persone, ecco, appassionate, che siano degli ottimi studenti e che riescano a fare la giusta pubblicità all'Ateneo. Certo. Me ne viene uno tra le tante, cioè per esempio ci sta la UCL, se non mi sbaglio, sì, che è, appunto è una tra le più famose, soprattutto anche nell'ambito medico, e se non sbaglio, magari mi sto sbagliando, adesso non ricordo. No, se il King's College. Ah, ok, esatto, il King's College, e da lì appunto sono riusciti a scoprire la struttura del DNA. Sì. Immaginatevi quindi che immensa pubblicità da un punto di vista scientifico e accademico abbia, sì, un ateneo che sforna geni che vanno poi, certo, a... Quindi vuole solo le figure che già spiccano ancora, sì, prima di iscriversi. Sì, sì, le eccellenze. Sì, esatto. Le eccellenze. Se siete per esempio invece dei diplomandi, cosa fare? Cosa potete fare? Questo è anche importante. Questo è importantissimo. Perché per esempio potreste farvi scrivere una lettera di raccomandazione da parte di qualche vostro professore, per esempio nella materia o nelle materie principali della facoltà poi che andrete a fare. Per esempio, potete scrivere alla facoltà di chimica, il professore di chimica potrebbe scrivervi lettera di raccomandazione. No, ma non capisco perché, però dici potrebbe, perché è un qualcosa che deve essere allegato ed è fondamentale. Ok. Cioè, deve essere sempre... Sì, sì, assolutamente. Dovrà fare questa reference. Un altro consiglio. Quando chiedere al professore una cosa del genere? Allora, di certo non per esempio alla fine dell'anno, soprattutto se vi state diplomando, ok, ci sarà sicuramente l'esame di Stato di quinto superiore. È chiaro che arrivati a maggio, giugno, è un po' difficile andare dal professore e dire ho bisogno di una lettera di raccomandazione per iscrivermi all'Università di Londra, perché sicuramente sarà impegnato tra la preparazione degli esami, l'organizzazione delle tesine e tutto quanto, quindi avrà sicuramente poco tempo da dedicare alla vostra lettera di raccomandazione e non metterà magari in evidenza tutti i vostri punti di forza, quindi magari già da inizio tra l'altro sarà una scocciatura, perché esatto, è un lavoro extra, non viene pagato fondamentalmente per questa cosa, e quindi cioè, soprattutto in un momento di stress sicuramente si scoccia. Ricordiamoci che i docenti sono degli esseri umani che, certo, sono un po' più grandi rispetto a noi, ma... Quindi magari già dall'inizio dell'anno, comunque già all'inizio, si hanno già le idee chiare su cosa si vuol fare in genere. Io penso che una persona che voglia studiare a Londra e sta ancora studiando alle superiori, già dal quarto anno ci deve iniziare a ragionare sulla cosa. Vero. E quindi già all'inizio dell'anno magari farsi vedere più presenti dal professore, più interessati alla materia, proporre anche... No, ma comunicarlo anche al professore, la volontà. Cioè, nel senso, dovete dire al professore X o alla professoressa la vostra intenzione di voler studiare in un'università inglese, e in questo modo il professore non solo vi darà senz'altro dei testi extra di approfondimento, cioè quindi dovete studiare di più e questa è indubbia come cosa, sicuramente dovrete raggiungere comunque dei livelli di voto importanti, altrimenti non accedete comunque all'università, ma si predisporrà in una maniera diversa, perché sarà, diciamo, attenzionato nel valutarvi in funzione proprio di questa ipotetica candidatura, certo, nell'università britannica inglese, sì, nello specifico di Londra. Per stare, quello che volevo dire prima di chiudere questa parentesi è, al di là della comunicazione preventiva e quindi fatta con calma e tutto, il consiglio è quello di rimanere sempre nel radar del professore. Come? Frequentando dei corsi extracurricolari. E non sto dicendo che dovete fare i cocchi del professore, assolutamente, ma state sempre nelle vicinanze delle attività del docente, perché c'è tutto da imparare e in questo modo vi farete, non dico più apprezzare, ma almeno farete capire effettivamente la vostra determinazione nel voler, diciamo, proseguire la strada che poi vi porterà al percorso universitario da voi scelto. Un'altra cosa che sicuramente è fondamentale è la previsione del voto.
Sì, anche questo è un elemento che vi chiedono, è importantissimo, perché come fate voi se state alle superiori a prevedere il voto con una certa, diciamo, dovete fare, certezza? Dovete fare una stima del voto, ma non dovrete poi disattenderlo. Esatto, esattamente, abbiamo detto la stessa identica parola, cioè se voi pensate che vi diplomate con 100, col massimo dei voti, con 100, e lo scrivete inoltrando la documentazione con 100, senz'altro sarà estremamente negativa come cosa presentarvi alla fine e dire che vi siete diplomati con 95, con 98, con 99. Cioè, è una presa di responsabilità da parte vostra, perché nel momento in cui poi fate una cosa del genere dovete studiare, dovete ottenere esattamente quello che avete detto. Sì. Perché? Però... perché piacciono. Sì. Le persone determinate che riescono a ottenere ciò che vogliono. È chiaro, ad ogni modo comunque qualora voi poi riusciste effettivamente ad entrare all'università a Londra, sicuramente fate qualcosa di positivo per il vostro futuro, perché uscite da lì, avere una laurea comunque in una delle più importanti facoltà che ci sono a Londra sicuramente costituisce un punto di partenza per poter lavorare, per poter essere immessi nel mercato lavorativo molto più semplicemente rispetto magari a chi ha preso una laurea sì, assolutamente, perché proprio già per il fatto che studiate delle materie universitarie in una lingua riconosciuta a livello internazionale come la lingua, diciamo, franca, è già tanto. Poi l'approccio comunque pragmatico inglese ti consentirà immediatamente di poter diciamo mettere in pratica, ma già dal primo anno di università, le competenze acquisite da un punto di vista teorico, e non come in Italia in cui la maggior parte delle volte cioè, ci sta veramente solo tantissima teoria e pochissima pratica. Sì. Quindi, vabbè, penso che abbiamo detto, sì, non dico tutto, ma tanto. No, diciamo questi sono aspetti generali. Poi, se ritenete che ci sia qualcosa in cui possiamo approfondire oppure avete qualche richiesta, noi siamo felici sì, assolutamente. Tanto alla fine ci mettiamo davanti alla telecamera e parliamo. Vi consiglio nuovamente di andare comunque a controllare gli articoli sul blog di Living on the Way. E qualora sia, diciamo, nelle vostre previsioni di partire per l'Inghilterra perché insomma volete frequentare l'università, potete contattarci e possiamo sicuramente quantomeno assistervi per capire se effettivamente è possibile o meno farla come cosa. E qualora ci fosse magari qualche persona un po' claudicante, un po' zoppicante con la lingua inglese, o non so, ci siano delle difficoltà, non di carattere economico, perché in questo caso c'è poco da fare, perché è un investimento, ma è un investimento, non è che andate a buttare soldi. Certo. È veramente uno dei migliori investimenti, sicuramente. Non vi preoccupate, perché anche se partite per esempio da un livello veramente base, livello A1 per esempio, potrete ad ogni modo aspirare al C1 facendo appunto tutti gli step, quindi vari livelli. Considerate comunque che i nostri corsi permettono in 12 settimane di salire di un livello, quindi voi fate più livelli fino ad arrivare chiaramente al livello massimo, che poi vi consentirà anche di fare l'IELTS, che come abbiamo detto è essenziale per poter aspirare al percorso accademico a Londra. Sì, no, ma poi mi viene da pensare che se uno sta proprio, diciamo, inguaiato con la lingua inglese, come hai detto tu, cioè si può partire da un livello base e può giungere a un C1 tranquillamente, quindi potrebbe pensare di prendersi eventualmente un anno sabbatico al termine del quale poi si iscriverà all'università. Assolutamente. Chiaramente è una valutazione che si deve fare in funzione delle singole competenze, del percorso, diciamo, accademico studentesco che uno ha avuto, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, ci potete contattare tranquillamente. L'unica cosa è, se volete andare in Inghilterra a studiare all'università, occorre fare necessariamente un investimento, cioè senza giri di parole non si può fare gratis, è impossibile. Ma se solo uno vuole considerare la retta dell'università, che comunque è alta, ma se la vedete come un investimento, cioè investire, ragazzi, nella cultura è davvero l'unico investimento del quale non vi pentirete assolutamente. Lo dico, non è che lo dico, cioè non è che sono il presidente della Repubblica e quindi posso magari dirlo
con cognizione di causa, ma semplicemente perché credo davvero fortemente nel valore della cultura. Per una questione personale, comunque. Era una questione personale. I soldi si possono sempre fare, la cultura no. Questo è proprio vero. Guardate, ragazzi, incontrerete nella vostra vita tante persone che magari avranno più disponibilità economica di voi, avranno dinamiche diverse e tutto, ma il potere che vi dà la cultura non si può comprare in nessun modo. Quindi studiate. Quindi studiate, perché sarete davvero potenti. Poi il fatto che uno voglia studiare l'Inghilterra, lì è anche diversa come cosa, perché davvero vi darà la possibilità di poter lavorare, di lavorare ovunque voi vogliate, di avere delle competenze che vi consentiranno di avere il mondo in pugno. Ed è sempre bello. Diletta, tornando al discorso di Diletta, è una ragazza giovane di 21 anni, quanti anni ha? 22? 21. 21 anni. E già parla bene inglese, sta facendo, ecco, i passi giusti. Infatti noi abbiamo consigliato di andare all'università poi. Sì, infatti abbiamo detto: guarda, iscriviti all'università, perché veramente vali. Ed è una, sarebbe uno spreco vedere una ragazza giovane, sì, una brava ragazza, con voglia di fare, con delle competenze linguistiche buone, e poi magari non perseguire lo scopo del conseguimento di un titolo accademico. Sì. Va bene, ragazzi, 45 minuti, vabbè, sicuramente con qualche taglio sarà 43. Vabbè, ci vediamo e alla prossima, ciao!